Today, il popolo del tubo, eccoci qui con un nuovo titolo molto fresco. Parliamo di un nuovo gioco di Sonic, Sonic Lost World. Intanto, prima di cominciare, vi auguro buon Natale, scusate per il ritardo, e buon anno, visto che fra poco ormai è Capodanno, manca pochissimo, e poi buona Befana per quando sarà. Ecco, adesso passiamo al gioco, Sonic Lost World. Era da tanto tempo che non giocavo un titolo di Sonic, proprio secoli direi, un titolo nato sulle prime console della Sega, poi anche su PC, molti ricordi, non ne ho giocati moltissimi. Allora, aspetta, vedo il filmato, ma andiamo direttamente al sodo. Allora, nuova partita, vai! Gustiamoci il filmato iniziale, tra l'altro è anche doppiato in italiano, come la serie che stanno facendo adesso, Sonic Boom. E questa cosa mi piace di trovare le stesse voci anche nel videogioco. Libera subito le bestiole, Eggman! Con la voce di Yugi, fantastica! Qui ci sta! Rispetto ad Arno di Assassin's Creed, qui va bene. Vuoi Che mettere? malvagio! Gustiamoci questo filmato, gustiamocelo! Devono piacermi davvero tanto! Ci ha presi! Tieniti forte! Wow, che cosa c'è tra le nuvole? Deve essere l'esamondo perduto! L'esamondo perduto! Bello! Più atterraggi! Va bene, ora atterriamo. Ma si ballerà un po'. Ne ho giocati pochi di giochi di Sonic. Il più recente che ho giocato era Sonic e il Cavaliere Nero. Quello per Wii. Comunque, eccoci qua. Una cosa particolare di questi nuovi giochi di Sonic, che rispetto a quelli vecchi, intanto, vedi, ha una modalità un po' più libera, vedi? Gli altri invece erano sempre rapidi, poi erano orizzontali, invece vedi, puoi muoverti come vuoi. Allora, vediamo. Aspetta, com'è? Ah, ecco qua. È un po' in stile Super Mario, dai. Sì, l'hanno fatti un po' più in stile Super Mario. Questa cosa mi piace, vorrei giocare Super Mario, ma che è morto? Ma come sono morto? Sa che ci devo riprendere la mano, aspetta. Ma come che si... Ah, ecco, così si può. Ci devo prendere la mano, ragazzi, perché non mi ricordo praticamente una ceppa di questi giorni. Eccoci tornati, scusate per l'inconveniente, è un piccolo problema da risolvere. Allora, cerchiamo un po' di capirci qualcosa perché sto giocando proprio di merda. Ci devo prendere la mano perché non gioco un gioco di Sonic veramente da tanto, quindi... Ma non si può correre più veloce? Allora, così salti. Ah, ecco com'è! Allora, così è. Aspetta un attimo. Ah, ecco. Diciamo un po' particolare, non è proprio un gioco di Super Mario, eh. Ah, ecco. Ma dove sono finito adesso? Non ci sto capendo una minchia, sinceramente, eh. Queste pecore... Mi ammazzano anche le pecore? Ammazzano. Ah, con questo tasto devo... le attacco. No. Ah, facciamo così, nel dubbio schiviamo tutti, che è meglio. Quella è la super velocità, ok. Occhio, occhio.
No, figo è figo, eh. Ho detto, ci devo solo riprendere la mano perché... Oh, ma dove vai? Aia. Occhio. Sì, quelli andrebbero attaccati, ma come ho detto io... Ci devo riprendere... Oh, prendi il cerchietto. Ci devo riprendere la mano, quindi non mi rompete le palle. Adesso gioco come gioco, poi man mano che, che diventerò bravo, però sicuramente quello lo devo premere. Lo so, ho giocato di merda, ma sono il primo a dirlo, eh. Ho fatto veramente schifo, ho fatto. Più merda di così non si poteva. Ehi, andiamoci piano. Oh, stai tranquillo, piccolo. Knuckles, il mio personaggio preferito. Siamo amici. Sonic! Sei riuscito a recuperare gli animali che aveva Eggman? Solo la capsula che ha buttato fuori dall'Eggmobile. Aspetta! Una, stai scherzando! Scarso! Io li avrei già recuperati tutti a questo... Devi salvare anche gli altri! Oh, non voglio pensare a quello che Eggman starà facendo qui, poveretti! Ci penso io. Ok, primo livello è andato, ma ci sarà il prossimo. È molto frenetico, eh. Sì, molto frenetico. Diversamente appunto da un Super Mario, un gioco un po' più tranquillo. Anche per questo diciamo che preferisco la saga dell'idraulico. Però vabbè, dai. Vabbè, c'erano altri 4 oggetti rari da trovare, ma chi se ne frega, dai. Facciamone un'altra, tanto per... E poi, grazie, arrivederci. Classifiche, no, vabbè. Per adesso facciamo gioco normale. E bravo Eggman che ci mette a fregare i porcelli. Che ben Nick! Boh! Un vero esercito! Ho bisogno di un esercito grande! Devo conquistare il mondo! Sei davvero un conquistatore potente! Sì, proprio così! Dopotutto ho conquistato anche te! E con il tuo aiuto non solo governerò il mondo, ma distruggerò anche quel Pinocchio blu di Sonic! Vabbè, dai. Eggman vuole distruggere il piccolo porcospino. Già, beh. Ah, ma mi basta distruggere qualcosa. Ecco perché mi piaci Zaz. Sempre disponibile a combattere, anche senza sapere di che si tratta. Esatto. Penso che mi piacerà parecchio questo titolo, eh. Io parto all'attacco. Forse anche di più di Sonic e il Cavaliere Nero. Almeno avrò imparato qualcosa sul tema. Ovviamente cerchiamo di prenderci la mano perché insomma è un gioco che giocato bene. Ah, ecco, qui c'è proprio la visuale classica di un Super Mario, vedi? Infatti preferisco giocarlo così, anche perché i primi Sonic erano così, eh. Cos'è? Ma è da liberare questo? Oh. Aspetta. E dai, volevo prendere l'oggetto. Vabbè, se gli vado sopra gli faccio male, quindi. Aia. Dovrò usare la solita manica se voglio farmi mangiare la polvere. Ecco le caprette, le pecore lasciamole lì. Olè. Si arrampica pure. E vai. Sai che era il checkpoint quello. E ora? Ah, un boss. Aia.
Ma come si attacca? Ah, ok. Vabbè, ragazza. E ora? Ma come riprova? Ma se l'ho buttato giù, ma che cazzo è successo? C'è qualcosa che non mi torna. Ma... ah, mi hanno dato... ma c'ho zero cerchietti, quindi la situazione è abbastanza grave. Allora? È finita? Ah, ce l'abbiamo fatta. Eh sì, tutto sta nel prenderci la mano, capire quello che devi fare, alla fine non è difficile. Carino, carino, mi piace, sì. Devo dire che questo titolo di Sonic nuovo, davvero molto carino. Chiedo scusa per le mie prestazioni, ma come vi ho detto non gioco un gioco di Sonic da una vita, quindi sono molto, molto, davvero molto arrugginito. Vabbè, dai, direi che abbiamo visto anche abbastanza, dai, tanto il resto lo lascerò a voi. Questa era una piccola anteprima di Sonic Lost World, il mio ultimo gameplay dell'anno. E boh, sì, lo consiglio sia per gli amanti di questo gioco, sia per chi ha un PC e non può giocarsi un titolo di Mario, a meno che non fa delle cose particolari. Comunque sì, a parte quello... ah, questo filmato mi sa che non l'avevamo visto prima, guardiamocelo. Deve essere una specie di intro musicale, sì. Oh, però è figo, quello sì. Molto figo. Sono sicuro che mi divertirà parecchio. Un ritorno in grande stile per il nostro porco spino blu. Vabbè ragazzi, questo è Sonic Lost World, non c'è altro da dire. Come ho già detto prima, buon Natale, buon anno e buona Befana a tutti quanti. Se lo volete giocare, lo giocate. Altrimenti, fanculo, stronzi!